Di solito c'è l'effetto sandwich in due contro, qua c'era anche il terzo che arrivava, ma nettamente irregolare. L'entrata di Goretti, calcio di punizione con DJ pronto a metterla. Parte la traiettoria, il colpo di testa, la grande parata, palla ancora viva, Galante, e gol, gol, gol! Inter in vantaggio, Don Fabio, 1-0. Il bellissimo cross, la testata, non ho visto bene di chi, la grande risposta di Tagliatella, poi il pallone rimesso, Galante tutto solo, colpevolmente direi, per la difesa del Napoli, e Inter al minuto 10 è in vantaggio per 1-0 con il gol di Fabio Galante. Rivediamo il colpo di testa, la grande parata di Tagliatella, e poi è ancora il colpo di testa che diventa un assist, e c'è qua un giocatore che tiene dentro tutti quanti. Il colpo di testa era del Ciolo, sia il primo con la grande parata che il secondo che voleva mettere la palla in mezzo, e Baldini.